Bollettino Covid di oggi, martedì 11 maggio 2021. Ebbene, in calo il tasso di positività, ma per tutti i dettagli ci colleghiamo con la nostra Marina Moretti. Buonasera Marina. Sì Massimo, buonasera a te, buonasera ai nostri telespettatori. Dicevi, in effetti è proprio così, il tasso di positività oggi è sceso rispetto a ieri, continua questo andamento un po' altalenante dei nuovi contagi, anche se in un range ancora accettabilissimo, perché sicuramente sono tempi diversi rispetto a quelli di quando, insomma, la regione era tra l'altro in arancione o in rosso. Sono comunque dati buoni. Rispetto a ieri si registrano 79 nuovi casi, l'età da 1 a 89 anni. I positivi sotto i 19 anni sono 13, 7 in provincia dell'Aquila, 5 in provincia di Pescara e 1 in provincia di Teramo. Ci sono però 9 nuovi decessi, l'età dai 72 ai 93 anni. Di questi 9 decessi, 2 sono dei riconteggi rispetto a decessi dei giorni scorsi. Poi ci sono 251 persone guarite in più. E attualmente sono positive in Abruzzo 7.671 persone, rispetto a ieri meno 181. I test eseguiti oggi sono circa 6.300 e rispetto appunto a questo numero di test fra molecolari e antigenici, oggi il tasso di positività è all'1.2%, ricordo che ieri era al 3.9%. 254 pazienti, meno 24 rispetto a ieri, sono ricoverati in terapia non intensiva, ce ne sono 25 invece in terapia intensiva, meno 4 rispetto a ieri con 0 nuovi ricoveri. 7.392 persone, meno 153 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Le territorialità, diciamo così, in provincia dell'Aquila più 35 nuovi positivi rispetto a ieri, in provincia di Pescara più 22, in provincia di Chieti più 2, in provincia di Teramo più 19. Questo il bollettino nel dettaglio emesso dall'assessorato alla sanità della regione Abruzzo come tutti i giorni, e abbiamo fatto il punto. Quindi Massimo, se non hai domande, per me è tutto. Va benissimo, grazie Marina Moretti.